Ciao, sono Fred. Nell'ultimo anno, io e il team di ricerca di cui faccio parte, abbiamo sviluppato un progetto didattico dedicato alle scuole medie. L'obiettivo e la domanda a cui siamo partiti è stata: come possiamo migliorare la società del futuro di cui anche noi faremo parte? E lavorare in ambito educativo insieme alle scuole ci è sembrata la soluzione migliore. Perché è proprio la scuola che dovrebbe avere il compito di formarci come membri della società, oltre che come lavoratori. Avevamo bisogno, abbiamo bisogno, di parlare con i ragazzi di orientamento in senso molto ampio. Quindi questo progetto dell'associazione Combo l'abbiamo voluto per così rispondere ad alcune esigenze della scuola legate soprattutto all'orientamento. Ci siamo chiesti se il metodo educativo utilizzato al giorno d'oggi fosse il migliore possibile o se ci fossero alternative. L'obiettivo principale è fondamentalmente provare a introdurre nelle scuole un percorso di incontri che ha come scopo l'accrescimento e lo sviluppo del senso critico dei giovanissimi, e tentare di dare degli input e dei messaggi forti a queste nuove generazioni. Siamo abituati all'idea di una scuola che ci forma parlando di fatti, di nozioni e di personaggi, con l'obiettivo di farci crescere dal punto di vista professionale. Pochissima importanza viene invece data a concetti considerati meno concreti ma comunque fondamentali, che riguardano il nostro lato più umano. A scuola non si insegnano direttamente ed in modo esplicito i valori alla base della dignità umana e dello sviluppo personale. Empatia, rispetto, felicità, l'importanza di sognare, tutti i concetti a cui i ragazzi vengono esposti molto dopo, spesso troppo tardi o a volte mai, o senza gli strumenti adeguati per affrontarli. Comunque, sono cambiata molto, spero anche gli altri, nel senso magari infatti nella lezione quella del rispetto, magari gli altri spero che la pensano adesso in modo diverso, non so, qualcosa del genere. Mi ha aiutato molto in questa fase dell'adolescenza e ad essere me stesso anche. A me mi ha dato una specie di illuminazione, un po', anche una specie di spinta. Mi è stato anche pensare in modo diverso, diciamo, anche alla mia vita e tutto il resto, e ai miei sogni e anche a quello che vorrò fare nel futuro. Se demandiamo a voi, se riusciamo a demandare a voi la parte dell'educazione, della scoperta di sé, diciamo che una parte del nostro lavoro si snellisce di gran lunga. Essendo i loro insegnanti, parlare di certi argomenti magari non è così facile, i sogni, il futuro, se siamo contenti, non siamo contenti, magari è un po' difficile. Ci avete spiegato che i sogni sono importanti, bisogna sognare e non bisogna smettere. E abbiamo avuto questa opportunità di ampliarci un po' il nostro punto di vista. È stato anche un modo diverso di stare con i miei compagni. Secondo me loro vedono anche degli esempi positivi, giovani, e loro tra breve saranno così, speriamo. Mi sono divertita sia nel modo in cui parlavano loro, nel senso come noi, quindi normale, e anche di cosa parlavano. Ci hanno aiutato a noi ragazzi per la socializzazione. E soprattutto una nuova esperienza che si fa a gruppo o con delle persone nuove che non si conoscono e quindi diventa più bello, si creano nuovi rapporti. Siamo convinti che un metodo educativo differente, attento anche a questi aspetti, possa essere utile per una crescita più completa come persone. Il nostro progetto Think Together parte proprio da qui, dalla speranza di poter costruire un futuro migliore partendo dalle sue fondamenta. Educare le nuove generazioni ad una maggior consapevolezza di sé e di ciò che li circonda.